Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi siamo sulle DTM del 2016 sul Sachsenring, su Race Room con l'HCC Vibe. Vi propongo 5 giri con una partenza in griglia di partenza, sesta posizione, random. E qui i giochi sono veramente duri ragazzi, perché la IA è veramente aggressiva in get real, cioè senza nessun tipo di aiuto, quindi bisogna dosare bene l'acceleratore, il freno, tutto. Mamma mia, terza posizione, tre posizioni guadagnate in meno di 2-3 curve, ma bisogna fare attenzione perché dietro sono super competitivi, guardate come non mi lasciano respirare. Approfitta il Fabri, prende la seconda posizione all'attacco, attenzione, qui non si molla nulla, giusto un attacco, un tocco del freno per poi riaccelerare, prima posizione, attenzione, non sappiamo dove, non molliamo nulla e andiamo a guadagnare il massimo possibile, perché poi c'è il DRS a meno di un secondo. Proviamo in quarta qui, vediamo se tiene. No, va fuori. Dai, non mollare Fabri, non mollare. Stanno arrivando, eccoli lì. E se la tiene la terza la prima posizione. Un po' largo. Vicino Green, molto vicino. Lampeggia, andrà sicuramente a fare lo staccatone con il vantaggio del DRS. Eh sì, perché a meno di un secondo, qui funziona come la Formula 1, hai diritto al DRS e hai tre chance addirittura nello stesso giro. Ma riusciamo a tenerlo dietro. Mamma mia, difficile qua, difficile. Si sentono stridere le gomme. Non importa ragazzi, siate pazienti. Vediamo se ce la portiamo a casa questa. Siamo al secondo giro. Meno di un secondo. Difficile qua. Dai, tocco di freno, la lasciamo andare di quinta. Via, gas a martello. Non uscire Fabri. Gas a martello anche qui. Si alza il piede, tocco del freno. Via, giù a manetta qui nel discesone. Questo qua è il circuito della MotoGP. Siamo a più di un secondo. Vai, si stacca, quinta, quarta. Vai, guarda. Cerchiamo il punto di corda, ragazzi. Fuori. Sempre qua, ragazzi. La devo correggere. Qui di terza, in salita, sulla sinistra. Che porta sul rettilineo dei box. Ma va via senza traction control. E va a guadagnare ancora il DRS. Siamo a meno di un secondo. Giro più veloce per me, grande. Dai, proviamo lo staccatone di terza. Quindi di seconda. Un po' sovrastante la macchina, ma non importa. Vai giù, gas a martello qua, per poi alzare. Occhio, di seconda. Terza, è troppo alta la marcia. E la correggiamo. Le gomme mi stanno abbandonando e mancano ancora due giri. E Green è furioso dietro. Green, Mister Verde. Dai, restiamo concentrati ragazzi. Dai che la portiamo a casa. Qui cassa martello. Si alza qua. Dai, di quinta passa. Vai giù. A manetta qua sotto. Dai, sesta. Vai che guadagniamo un poco. La stacco proprio di quarta. Lasciamo andare. Vai adesso. Questa di terza. Sul rettifilo dei box. Ragazzi, è una goduria sta macchina. Veramente. La DTM è fatta veramente bene, il sound è tutto per la goduria delle nostre orecchie. Vai, penultimo giro, non è il miglior giro, l'unico difetto è che appaiono le scritte davanti, poi non si vede più niente, soprattutto quando sei nello staccatone. Dai, qui siamo puliti, lasciamo andare di terza, quindi seconda, lasciamo fare il lavoro di freno al motore. Occhio che qui nello scollinamento ha tendenza ad andare via. Vai Fabri, gas a martello. È sempre dietro Green, con Mortara qui di quinta, si lascia andare. Via, punto di corda, via, largo qua sul cordolo, qui gas a martello ancora. Qui si alza solo una toccatina al freno, quindi ci allarghiamo per andare giù in picchiata. Vai Top Gun, vai sesta, giù, gas a martello, si stacca, quarta. Dai, controlliamo l'acceleratore,
qui terza, salita sempre a rettilineo dei box. Dai, manca un giro ragazzi, ultimo giro. Siamo a più di 2 secondi. Giro migliore per il Fabbri, proviamo di terza. Bella. Alza il piede. Wow ragazzi, ve la consiglio questa gara. In HTC Vive poi con il casco di realtà virtuale, con questi sali e scendi che si vivono. Cioè sembra veramente di esserci. Mamma mia ragazzi, fantastico. Mamma mia, sta facendo la cazzata dell'ultimo giro. Vai. 3 curve alla fine. Picchiata qui. Wow, che discesa ragazzi. Dai che la portiamo a casa, ci abbiamo margine. Va fuori ancora il Fabri. Ma non importa ragazzi, la portiamo a casa, la portiamo a casa, dai. Wow ragazzi, l'abbiamo sudata ma ce l'abbiamo fatta. E per una volta la vinco. Vai, grande Fabri. Guarda qui che scena al Sachsenring. Vittoria del Fabris. Se il video vi è piaciuto e la gara vi è piaciuta, l'intensità di questa gara vi è piaciuta, non esitate a lasciare un pollice in su, lasciatemi un commento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto, ciao.